Siamo qua per ribadire ancora una volta come noi studenti non possiamo accettare questo livello di minacce che vuole essere imposto a chi si ribella contro questo piano mafioso che vuole la Valsusa devastata da un'opera inutile, contro chi attraverso appalti illegali continua ad appropriarsi di questa terra e ne vuole fare soltanto un cementificio. Noi questo non possiamo permetterlo e siamo tornati oggi, come sempre, a dichiarare che la nostra lotta è sempre più forte e radicata, anche tra gli studenti medi. Crediamo che sia fondamentale, ancora una volta, essere qui soprattutto per ribadire le colpe di Vital Coce, per ribadire quando Vital Coce è il Lazzaro e tutta questa Martina e tutta questa serie di truffatori continuino a fare della nostra terra, di questa valle, un territorio sempre più devastato. Noi non possiamo permetterlo, e siamo qui per denunciarlo, per denunciare i metodi mafiosi con cui tentano di intimidirci, per denunciare il modo in cui cercano di fare a pezzi tutta la nostra terra. E non ci stiamo a sentirci criminalizzati dai giornali e dalle televisioni, non ci stiamo a sentir dire che il movimento No TAV è un movimento isolato, è un movimento fatto solo di black bloc. Sappiamo benissimo, l'abbiamo detto molto spesso, siamo tutti black bloc. Siamo tutti black bloc quando black bloc vuol dire che difendiamo la nostra terra, quando black bloc vuol dire che ci opponiamo alle politiche mafiose, quando black bloc vuol dire che tiriamo avanti e continuiamo ad opporci a tutto questo, a proporre un nuovo modello di sviluppo, a intendere questa terra, questa valle in un modo diverso da quello che vogliono i poteri forti. Giù le mani dalla Valsusa! 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 Giù le mani dalla Valsusa!